Chiudete gli occhi e respirate profondamente. Tutte insieme, mi raccomando. Brave. Così concentrate e continuate. Questa è la fase preparatoria per l'esperimento che il professore stesso eseguirà su di voi. È la metapsicoterapia. È una grande strong descendenza che vi porterà in una dimensione di invisibilità. E ripetete. Allora? Come va? Bene, professore. Avevamo iniziato un preriscaldamento. Ah, bene, bene. La mia bravissima assistente vi ha fatto fare un ottimo esercizio. Vi ricordo che potete parlare davanti a tutti di qualsiasi vostro problema, anche del più delicato, in quanto è proprio questo il nostro scopo, far esternare le problematiche, anche le più profonde e particolari. Ora possiamo iniziare il nostro esperimento, l'invisibilità collettiva. Professore, mi scusi, torno tra poco. Prego. Ah, mi raccomando, non faccia entrare assolutamente nessuno durante l'esperimento. Sì, non si preoccupi. Qual è il suo problema? Beh, sarei venuto perché non vedo bene. Si tranquillizzi. Il professore, con i suoi aghi, le farà vedere tutto. E gli infilerà i punti giusti. Scusa, ma dove li infila questi aghi, scusa? Dove vuole che li infili? Dove ha il problema? Venga, l'accompagno. Prego, si accomodi. Grazie. Buongiorno. Chi sta salutando? La signorina qui. Scusi, quale signorina? La signorina che sta seduta qui. Ma lei deve essere veramente orbo, perché lì c'è solo una poltrona vuota. Non mi vuole prendere in giro. Io ci vedo poco, però questa la vedo. Senta, non insista. Sia tranquillo e seduto, che fra un po' arriva il professore. E ora che sta facendo? Ha un crampo alla mano? No, ci sta una mosca fastidiosa, ma quelle proprio, quelle terribili. Me la lasci stare, a noi le mosche non disturbano. Ma che fa, non riesce a stare fermo? Mi scusi, è vero, forse disturbo anche la signorina qui che dorme. Ancora con la storia della signorina. Qui non c'è nessuno oltre lei e me. Ma cosa dice? Guardi che la signorina è in carne rossa. Anzi, più in carne. Ma lei proprio lì si doveva sedere. Lì non c'è nessuno. Ma mo volete pigliare offesa? Ma vorrei vedere se a un certo punto l'andassi a toccare proprio qui. Vorrei vedere se questa non si sveglia e diventa visibile. Che esperienza! Non mi vedeva nessuno. Però... questo signore mi ha toccata! Ma no, lei ha creduto la toccasse. È stata solo una sensazione. Certamente. Ma ora come si sente? Bene, ma ho la testa un po' vuota. Secondo me sta malissimo. Ma di cosa si impiccia lei? Vada di là dal professore, che forse è già arrivato. Sentite, me ne vado da questa gabbia di matti. Statevi bene, arrivederci. Thank you.
che sta succedendo? Mi scusi, non so dirle cosa sia successo. Ma lei chi è? E da dove salta fuori? Professore, è il cliente che stava prima nella stanza dell'esperimento. Ma come ha fatto ad arrivare qui sul mio divano? Vabbè, sorvoliamo, tanto in questo studio succede spesso che si compare e si scompare all'improvviso. Ma non si preoccupi, si accomodi. Piuttosto, grazie. Mi parli del suo problema. Che vuole che le dica? Mi hanno consigliato il suo studio perché è uno dei migliori della città. E io vedo sempre di meno. Ah, vede sempre meno? Sì. Non riconosco le persone. Soprattutto con quest'occhio, con l'occhio sinistro, vedo delle strane ombre. Capisco. Ma perché non va da un oculista? Appunto, sono venuto qui da un oculista. Aspetti, aspetti. E chi le ha detto che io sono un oculista? Ma perché non è uno studio oculistico questo? No, guardi, lei si sbaglia. Questo è uno studio visioterapico. Visio? Che visio? Qui si sperimenta la scomposizione della materia. Ah. Diciamo che si rendono invisibili le cose che sembrano visibili. Anche lei del resto è comparso così all'improvviso sul mio divano. Non è vero, signorina? Certo, è comparso dal nulla, all'improvviso. Quindi qui si sparisce praticamente. Diciamo che qui si assume una dimensione smaterializzata. Allora, chiedo scusa, evidentemente ho sbagliato studio. Non si preoccupi, sono cose che capitano, si figuri. Va bene. Aspetti, la faccio accompagnare dalla signorina. Io andrei. Arrivederci. Arrivederla. Allora, mi hai portato quello che cercavo. Non ti arrabbiare, ma c'è stato un imprevisto. Ma quale imprevisto? Mi sono fatto suggestionare da una specie di leggenda e ho mollato il pugnale ad uno. Ma in cambio di un Rolex, però. E a chi lo avresti dato? E qua stai bello, proprio a quello che è uscito adesso. Ok, vado, vado. È il solito cretino. Che devo fare? Segui quel tipo che spiavi dal bagno. E lui ora che ha il pugnale. Ok. E non pensare di fare la furba. Lo sai che negli affari non voglio scherzi. Neppure da un appellatore.